Cecilia Strada, presidente di Emergency, legge l'elenco delle cose che ha visto per le strade di Kabul. Ho visto ragazzini vestiti da soldato, con in mano dei fucili più grandi di loro. Ho visto 23 bambini delle elementari arrivare in ospedale insanguinati. Erano a scuola quando un razzo è atterrato sulla loro aula. Uno mancava all'appello, era morto sul colpo. Ho visto le case distrutte dai sovietici, dai mujahideen, dai talebani, dagli occidentali. Ho visto le case nuove, pacchiane come torte nuziali, di chi è diventato ricco con i soldi delle armi, dell'oppio, della corruzione. Ho visto donne togliersi il burka per le telecamere, in cambio di qualche dollaro, e poi ricoprirsi e tornare a mendicare. Ho visto mezzi blindati, troppo blindati per essere una missione di pace, ma non abbastanza blindati per salvare la vita dei soldati. Ho visto decine di ragazzini mutilati dallo scoppio di una mina. E quando chiedi come è successo ti dicono: portavo le pecore al pascolo, raccoglievo la legna, giocavo. Ho visto donne che ti mettono in braccio il loro ultimo figlio. Portalo via di qui, dagli una vita migliore, se puoi. E ho visto elicotteri da guerra fare ombra agli aquiloni nel cielo di Kabul. Ma adesso che viene la sera di buio, mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune.